Quando una cosa è facile da ottenere, è banale. Quando invece è difficile, diventa preziosa. Il desiderio è una sensazione molto forte. Quando si vuole ottenere qualcosa di ambizioso, come per esempio imparare a suonare uno strumento in maniera eccellente, si sa già fin dall'inizio che non sarà facile. Questa difficoltà però ci spinge ad impegnarci, ad avere una visione del risultato e una pianificazione di come raggiungerlo. Se fosse facile raggiungere un obiettivo ambizioso, tutti saremmo realizzati e felici. Sarebbe veramente bello, ma purtroppo non funziona in questo modo. Presa coscienza di questo concetto, si comincia con l'acquisizione delle competenze necessarie per muoverci verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Ma un conto è sapere e un conto è saper fare. Di solito fin dall'infanzia ci viene insegnato che è importante formarsi, ma spesso agendo solo in questo modo ci si accorge che sapere e non fare equivale a non sapere. Può capitare che si vada a scuola per tanti anni e che ci si imbottisca di tantissime nozioni, senza però mai passare all'azione. Forse non a tutti viene spiegato che è l'azione ciò che separa i vincitori dai perdenti. Non conta ciò che si ha, ma ciò che si fa con ciò che si ha. Ricordati che sapere cosa fare, sapere come fare e non agire equivale a fallire. Ti sarà sicuramente capitato di conoscere musicisti preparatissimi ma che non lavorano quanto meriterebbero, o perlomeno in base alla qualità della preparazione che hanno, e che in realtà non sono mai arrivati al successo. Per quanto tu ti sforzi di capire come mai, non ci riesci. Non ci riesci proprio a trovarla una ragione. Poi incontri oppure vedi in televisione o su grandi palchi altri musicisti che hanno un decimo della preparazione di quelli di cui parlavamo prima, che invece sono lassù in alto. Perché? Beh, la risposta è molto semplice, te l'ho già detto, non conta ciò che si ha, ma ciò che si fa con ciò che si ha. Evidentemente i meno preparati sono riusciti a far fruttare meglio quelle poche conoscenze che avevano. Eccellere in un campo come la musica è molto difficile e richiede tantissimo tempo e il pagamento di un prezzo molto alto, e non sempre in termini finanziari. Il successo non richiede spiegazioni e l'insuccesso non permette alibi. Comincia col mettere in conto che la risorsa più preziosa che hai è il tempo e non può essere sprecata, e soprattutto va gestita nel modo più efficace possibile. Posso dirti che ho riscontrato sulla mia pelle quanto segue. Il tempo non si trova, si dedica. E questo significa soltanto una cosa, che sei proprio tu quello che sceglie. Infatti, sei solo tu quello che decide quanto tempo dedichi alla pratica del tuo strumento, all'approfondimento della parte teorica della musica e alla tua crescita intellettuale e personale. Perciò, ecco cosa devi fare. 1. Leggi più libri che puoi dedicati al tuo argomento. 2. Ascolta attivamente i dischi che hanno fatto la storia della musica, e con attivamente intendo fai un'approfondita analisi da un punto di vista compositivo, dell'arrangiamento, esecutivo, tecnico e soprattutto del contesto storico in cui è stato pubblicato. 3. Guarda più film possibili dedicati alla musica e ai suoi protagonisti. 4. Non credere che studiare in maniera superficiale ti porterà lontano. 5. Non credere a chi ti dice che ha ottenuto dei grandi risultati senza mai studiare e imparando tutto ad orecchio. Quei tempi sono finiti più di 30 anni fa. 6. Dedica parte delle tue risorse finanziarie e del tuo tempo alla visione dei live dei musicisti che tu stimi di più e analizza le emozioni che questi eventi ti hanno lasciato. 7. Dedica gran parte del tuo tempo a suonare con musicisti che stimi. Solo in questo modo potrai crescere. Non ho mai sentito nessuno dire che eccellere sia una passeggiata. Non c'entra la fortuna. Le situazioni potenzianti vanno cercate. È difficile che siano loro a venire a cercare te. Se stai guardando questo video, vuol dire che sei già nel vortice giusto. Ma ricordati, dipende tutto solo da te.